la prima attrazione in un parco Disney dedicato a Topolino e Minnie, perché prima non se ne erano mai costruite. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di quello che gli americani chiamano the must do, cioè nel senso le cose assolutamente da fare una volta che arrivi a Walt Disney World. Ma prima di cominciare ovviamente vi devo ricordare di mettere un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, di seguirmi anche sul mio account Instagram che ultimamente sta venendo fuori una bella discussione, i parchi apriranno sì, i parchi apriranno no, secondo me sta venendo fuori una bella discussione su questo tema che purtroppo ormai ci coinvolge tutti noi appassionati ma anche non. Ma vi ricordo anche di seguirmi su parksandfan.com, dove domenica scorsa è partito questo nuovo format solo riservato agli iscritti della newsletter, che ho deciso di chiamare club, perché non è una normale newsletter, è proprio il Parks and Fan Club, quindi il senso di community è sicuramente maggiore. Ma basta con queste cose, cominciamo subito. Ovviamente sarà dedicata questa puntata solo ai quattro parchi Disney, poi arriverà anche tranquilli quella dedicata agli Universal più avanti, quando sbobinerò tutti i vlog anche degli Universal Studios. Quindi cominciamo con i quattro parchi a tema, lasciamo stare ovviamente i due acquatici perché su quelli c'è poco da dire, se non che sono fantastici e fantasmagorici. Parliamo solo dei quattro parchi tematici della Disney, quindi Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. Incominciamo ovviamente dal parco principe, che è Magic Kingdom. Secondo me una delle attrazioni sicuramente the must do è Splash Mountain. Splash Mountain è questa attrazione che in tanti parchi a tema si trova, che sono i classici tronchi. Uno potrebbe dire, vabbè, ma consigli un'attrazione che sono i classici tronchi? No ragazzi, Splash Mountain, oltre alla discesa finale che è veramente abbastanza bagnata, solo se stai in prima e seconda fila ti bagni un bel po', ma se stai in fondo praticamente quasi esci asciutto, ma ha una parte in completamente in dark ride, più di una parte in dark ride, quindi al coperto chiuso, che sicuramente vi stupirà. Ci sono un sacco di discese, un sacco di cose e sicuramente è una attrazione da fare per scampare anche un po' al caldo della Florida. La seconda attrazione che vi consiglio di fare vivamente è quella dedicata alla Sirenetta. Si trova nella zona di Fantasyland, è dedicata appunto alla storia, al film originale della Sirenetta, che è bellissimo. Ci sono degli animatronics molto molto fatti molto molto bene, tra cui Ursula, che è veramente impressionante, almeno io mi impressiono sempre. Poi è molto bello perché tutta la fila è molto tematizzata, proprio si va nella grotta di Ariel, è molto molto bello. Di fianco si trova anche il meet and greet dedicato ovviamente alla Sirenetta, che io non manco mai di fare perché è veramente interessante. Ma poi farò un altro must do tranquilli dedicato ai meet and greet, perché merita un video a parte. La terza attrazione che io non manco mai quando vado a Walt Disney World e soprattutto a Magic Kingdom è Space Mountain. Si trova a Tomorrowland e non ha niente a che vedere con la Space Mountain o la Hyper Space Mountain che noi conosciamo magari a Disneyland Paris. Questo ovviamente ha qualche anno in più, non è un roller coaster indoor ma è un coaster indoor. Tranquilli ragazzi, le emozioni non mancheranno perché vi farà sicuramente divertire e sorprendere. Poi tutta la storia che c'è dietro, la linea la fila d'attesa, veramente, veramente molto molto coinvolgente, è adatto a tutte le età. Ma la cosa che mi sconvolge di più è che potete salire con lo zaino, quindi voi mettete lo zaino davanti, lo incastrate in qualche modo e potete fare questa attrazione. Passiamo a Epcot, il parco che io amo di più, e una delle attrazioni che vi sento di consigliare è fare Mission Space. Attenzione, Mission Space non è per tutti, ci sono due missioni, la Green e la Orange. Una è più tosta dell'altra, io ho deciso da anni di fare quella più tranquilla perché quella più tosta è sicuramente tosta. Tosto, tosto, papamoscia, tosto, papamoscia, papamoscia, tosto, tosto, papamoscia, papamoscia, tosto, papamoscia. Ragazzi, simula veramente la partenza di un viaggio, diciamo, interplanetario, e i primi secondi di partenza l'accelerazione G è veramente, veramente molto impressionante, tant'è che ci sono i sacchettini per il vomito, anche perché è abbastanza piccolo, abbastanza claustrofobico. È sicuramente un'attrazione che, se siete amanti di queste emozioni forti, va fatta. A due passi da Mission Space si trova Test Track. Test Track è un'attrazione unica nel suo genere, verrete lanciati a quasi 100 km orari su questo mega curvone. Comunque non ve lo voglio spoilerare troppo, sappiate che negli ultimi anni è stato
rimodernata la trazione, praticamente diciamo stile Tron, quindi tutto nero, tutto fluorescente, una cosa molto molto futuristica. La cosa bella è che potete prima costruire virtualmente la vostra auto. Io e Federico la facciamo sempre con i propulsori all'idrogeno nucleari, super mega ruote giganti, e la cosa bella è che attraverso questa trazione potete testare virtualmente la vostra auto e capire dove e come poterla migliorare magari il giro seguente. Rimaniamo a Epcot, ma ci spostiamo dalla parte opposta del Future World, e una delle attrazioni che veramente non potete non fare, quindi questo è un vero must do di Walt Disney World, è Soarin'. Soarin' è forse il capostipite di una serie che poi ha dato appunto vita a questi Fly Theater. La cosa molto molto bella è che è stato completamente ingegnerizzato interno alla Disney. Comunque c'è una puntata di Imagineers di Disney Plus. Ah ragazzi, se non sapete cos'è Disney Plus, se volete saperne di più, vi lascio il video ovviamente qua sopra da qualche parte, andate a vedere, l'ho fatto qualche settimana fa. Soarin' appunto è il capostipite di una famiglia dei Fly Theater che è veramente fatto molto molto bene. Io ne ho provati a quel livello lì, ne ho provati altri solo due nel mondo. Uno è quello che si trova a Futuroscope, adesso mi sfugge il nome, ma fidatevi, è veramente fatto molto molto bene. E ovviamente anche Voletarium di Europa Park. Ecco, se non potete permettervi di andare oltre l'oceano, sicuramente Voletarium di Europa Park è fatto molto molto bene. Se su certe cose forse è anche migliore di Soarin', però è bellissimo volare sui cieli delle più belle meraviglie del mondo. Poi è in odorama, questo schermo enorme, appunto voli perché non tocchi terra. Ragazzi, da pelle d'oca anche solo adesso che ve ne sto parlando. Passiamo agli Hollywood Studios. Hollywood Studios che ovviamente negli ultimi mesi, settimane, non lo so, ha avuto questa grande rivoluzione da agosto in poi, e quindi i must do degli Hollywood Studios sono ovviamente le ultime tre attrazioni aperte. Incominciamo, andiamo un pochino in ordine cronologico. Ovviamente il Millennium Falcon è per tutti gli appassionati di Star Wars qualcosa da fuori di testa, è proprio il sogno della vita, entrare in quella cabina che ovviamente è da 6 posti, non è da 4, mi sembra che sia il film originale. Comunque, se hai la fortuna di fare il pilota, puoi anche appunto manovrare Millennium Falcon, reagisce a quello che fai o a quello che non fai. Non è paragonabile all'attrazione sempre dedicata a Star Wars che c'è in altri parchi Disney, come appunto anche gli Hollywood Studios, Star Tour, perché lì sei passivo, qua sei attivo, puoi fare l'ingegnere, puoi fare il gunner. È veramente da fuori di testa, la fila d'attesa. Poi fuori c'è il Millennium Falcon a grandezza naturale, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? La seconda attrazione dell'Hollywood Studios, The Must Do, e questa è veramente The Must Do, è Rise of the Resistance, l'attrazione tecnologicamente più avanzata mai costruita al mondo. È un insieme di tante cose, la Disney ha messo insieme tutte le esperienze degli anni pregressi per tirare fuori qualcosa di veramente da fuori di testa. C'è gli animatronics, proiezioni laser, 3D, no 3D non c'è, animatronics, proiezioni laser, c'è un pezzo di ride che ricorda Star Tour, ce n'è per ogni gusto. È veramente, io purtroppo dovevo provarla fra qualche settimana, ma come sapete il mio viaggio di Orlando con voi con gli iscritti è stato annullato, ma torneremo e tornerò a farvela vedere di persona. L'ultima attrazione degli Hollywood Studios, The Must Do, è un'attrazione che ha aperto veramente qualche giorno prima di tutto questo casino che ci ha bloccato a casa, è Mickey and Minnie Runaway Railway. È praticamente l'attrazione, la prima attrazione in un parco Disney dedicato a Topolino e Minnie, perché prima non se ne erano mai costruite. Finalmente sono riusciti a trovargli un tema molto molto che calza a pennello, ma poi la cosa bella è che questa attrazione sembra veramente di entrare in un cartone animato. Per darvi un'idea, lo stile si ispira tantissimo ai corti di Topolino e Minnie che trovate anche su Disney Plus, quindi lo stile narrativo è quello, ma anche lo stile grafico è molto molto bello, perché è trackless, cioè quindi i vagoncini si muovono senza binario, ci sono gli animatronics fatti molto molto bene, le proiezioni mapping sono da fuori di testa, sembra veramente che l'acqua scorra, ma è invece è un cartone, sembra veramente di entrare dentro i corti dedicati appunto a Topolino e Minnie, da fuori di testa. Anche questa io speravo di vederla al vivo, ma sarà per la prossima volta. Passiamo ad Animal Kingdom, dove il primo must do che mi sento di consigliarvi è Flight of Passage.
Ragazzi, se prima ho detto che Soarin era da fuori di testa, Flyer Passage lo è ancora di più. Ovviamente è nella zona dedicata ad Avatar, è una delle due attrazioni, l'altro è diciamo una attrazione molto molto bella, però se dovete scegliere tra le due vi consiglio Flyer Passage, perché è un fly theater, ma voi siete a bordo, diciamo a bordo, siete a cavallo di un Ikran, che è questo uccello, drago, volante che c'è nel film, e è in odorama, lo sentite respirare, lo sentite veramente in mezzo alle vostre gambe, ragazzi, è da fuori di testa, merita il tempo necessario che serve per far la fila, perché veramente io ho avuto la fortuna di trovare i Fastpass e quindi di farla abbastanza velocemente, però se avete anche solo un'ora e mezza di fila fatela, anche due ore di fila fatela, perché non ve ne pentirete. Il secondo must do di Animal Kingdom è ovviamente Expedition Everest. Expedition Everest, nella zona ovviamente Asia, è questo coaster che ha rivoluzionato il mondo dei coaster. È stato, quando è stato inaugurato, lo dico anche nell'articolo su persefan.com dedicato appunto ad Animal Kingdom, il coaster più costoso mai costruito prima, mi sembra di ricordare intorno ai 100 milioni di dollari, superato solo da Hagrid, ma quasi 20 anni dopo, il motocoaster di Hagrid di Universal Studios, insomma quasi 20 anni dopo. Hanno costruito una land completa, hanno costruito la montagna più alta della Florida, ma è finta. Questo coaster vi farà viaggiare su e giù e avanti e indietro anche per questa sull'Everest, con una storia molto molto avvincente, la tematizzazione da fuori di testa, quindi immancabile. Federico ne va pazzo. Ultimo di must do di Animal Kingdom, ma non per meno importante, è ovviamente il Kilimanjaro Safari. Ragazzi, il Kilimanjaro Safari si trova nella zona Africa, è veramente da fuori di testa. Sono dai 25 ai 35 minuti di safari, voi potete vedere gli animali abbastanza da vicino senza nessuna gabbia tra di voi e loro. Non chiedetemi come facciano, sa di fatto che voi siete qua e a 5-6 metri ci sono i leoni, ok? Solo per dirne una. Ovviamente sono tutti dei trucchi ottici, tutto in sicurezza, state tranquilli, però non siete né voi dentro un camion con le gabbie, né tantomeno gli animali. C'è uno spazio immenso, tant'è che Animal Kingdom è il parco a tema Disney più grande al mondo, perché tre quarti del parco è questa ovviamente immensa riserva dedicata a un sacco di specie. Su Disney Plus c'è anche un film che si chiama Un giorno in Disney, dove all'interno c'è uno spezzone che parlano del lavoro dei veterinari a Walt Disney, ma in generale anche all'Animal Kingdom. È veramente molto molto bello, fa capire quanto ci tengono a far sì che gli animali siano in uno spazio immenso dedicato, come se fossero a casa loro, anche se ovviamente non sono nel loro habitat naturale. Questi erano i miei 12 must do di Walt Disney dedicato alle attrazioni. Più avanti arriveranno anche quello dedicato, non so, ai ristoranti, ai meet and greet e magari anche agli spettacoli. Fatemi sapere voi con un commento qual è il vostro preferito must do, ma non tanto all'interno anche di questa lista, ma anche quello che voi sicuramente un giorno che andate a Walt Disney o che siete già andati sicuramente avete fatto o vorreste fare. Come sempre vi chiedo di mettere un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Noi ci vediamo settimana prossima e per gli iscritti al club ci vediamo fra qualche giorno, domenica mattina. Ciao ragazzi!